Caro Reverendo, con estremo disappunto e un'amarezza che mi gonfia il cuore di dispiacere, devo purtroppo darvi notizia che la settimana ventura non sarò qui per firmare la donazione del palazzo allo scopo di cui tanto avevamo parlato. Quello di poterlo destinare ad un centro per l'infanzia abbandonata è un progetto che sicuramente la mia famiglia adottiva avrebbe approvato e condiviso con tutto l'entusiasmo che ha interessato le nostre prime fasi di trattative. Giovanni e Giovannina avrebbero avuto tutti quei bambini che hanno invano desiderato, e tutti assieme, sotto il loro tetto, per una giusta causa. Purtroppo, essendo io sola, ormai anziana e stanca, ed essendoci delle rilevanti segnalazioni di imminente minaccia da parte del fronte che sempre più si avvicina, mi trovo costretta a lasciare la villa immediatamente. Le recenti notizie mi hanno colto impreparata. Non me la sento di affrontare un eventuale conflitto sola, lontana dalla mia unica sorella di Lodi. Immagino comprenda di come io senta la necessità di riunirmi a loro al più presto. Il futuro è incerto, a prescindere di chi ne uscirà vincitore. Vi saranno fin troppe vite spezzate, famiglie distrutte, lavori di una vita in fiamme. Quando torneremo alla normalità, glielo posso promettere, Reverendo. Dovremo riparlare del progetto. Avete la mia completa disponibilità. Ed ora ci rimettiamo nelle mani dei nostri fratelli, che saranno chiamati ad una grande responsabilità. Dovranno difendere con la loro vita i nostri confini. Che il buon Dio possa dar loro la forza che meritano. In fede, Carolina Busman.